Allora, così qua. E andiamo con il racconto. Racconto della settimana, che in realtà non è proprio. Cioè, è un racconto che vale da tante settimane. È un racconto che abbiamo girato, diciamo, una settimana fa, ma non conosce, come dire, è sempre attuale, al tempo stesso non lo è mai, perché è una storia che sta là, fissa, continuano a succedere delle cose che conosciamo solo quando ci sono alcuni picchi mediatici, ma in realtà altrimenti non ne sapremmo quasi nulla. Andiamo verso Torino, andiamo indietro di un paio di sabato. Buongiorno Pietro, come va? Buongiorno Diego, tutto bene? Sabato mattina. Esatto. Ma io sto... Io sto in pigiama, sto... Che tenuta, eh? Tu adesso parti con la macchina. Sì. Io riprendo il treno dopo... Mi sa che è tipo un anno e mezzo che non prendo un treno, che sai? Ci vediamo... Al nord. Dai, eh? Buon viaggio. Grazie. Allora, va piano, mi raccomando. Dai, ciao. Te cade a nonzin, a schiocca, lì c'era rossa. Fresca era l'aria e tutto luciardino adorava di rosa cento passa. Era de maggio, non me ne scordo, una canzone cantavamo a due voci. Più tempo passa e più me la ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva, core, core, core mio lontano vai, tu me lasse io con dolore, chissà quando tornerai. Rispondeva il tornaraggio, quando tornano le rose, si stuisciore, torna a maggio, pura maggio sto in bocca, si stuisciore, torna a maggio. Ah, è attaccato, ma stiamo ancora a Torino, stiamo, due imbecilli proprio. Benvenuto a Torino! Benvenuto a te, siamo arrivati insieme. Ma sta macchina è sempre più grossa, affitti. Ciao Valentina! Ciao Diego! Come stai? Bene. Quanto tempo, eh? Quanto tempo? Tantissimo tempo. È un po' di tempo. Quando è l'ultima stazione? Dagli incendi. Dagli incendi da Valde Susa. Ma tu qua ci lavoreresti normalmente? Sì, ci lavoro. E siamo da mangiare dove lavori? Sì, Sicilia. Ciao, salute, via. Buon appetito. Buon appetito. Questa è un'acciove. L'acciove si è mangiato tutte le teste. Ah, venite. No, una a testa. Si è mangiata l'acciuga mia. Per... Ora, 10 meno 10, sono 5. Ti è fatta una certa. Vai. Vale anche per noi, adesso ce ne andiamo. Riprendiamo la scena dove cacci la gente. Sono le 10 meno 10. 10 minuti per finire i medagliolini. Maledetto coprifuoco. 22.03, si è svuotato il locale, non c'è più nessuno, guarda che roba. Ma quando si dice al nord, a Roma stanno ancora tutti a bere a quest'ora, ai 10. Invece? Guarda che roba, fino a 5 minuti fa era pieno di gente e non c'è più nessuno. Dice te perché stai ancora là? Giusto, perché Pierre sta pagando, andiamo a dormire pure noi. Giorno Torino. Stai a casa? Non ci credo, così stai a scrivere. Ditelo. Allora, siamo a Torino. Un applauso a Valentina Carbolino, che è la ragazza che avete visto all'inizio e che ci accompagna. E che, diciamo, ogni volta che vado verso Torino, Val di Susa, spesso mi accompagna nei viaggi. E, avete visto quel locale? Quello è un circolo Arci, Risorgimento si chiama.
E niente, siamo andati là a mangiare, pieno di gente, oggettivamente impressionante, alle 10. Sono le 10, ero rimasto solo io con la fettuccia lì, il piatto di pasta, una roba veramente che hai l'impressione. Poi però ho scoperto che invece in altri punti di Torino c'è caciara tanta quanta ce n'è almeno a Roma, e ci saranno sicuramente altri posti molto rigidi e rigorosi nell'osservanza del coprifuoco. Fatto sta che la cosa faceva impressione. La mattina dopo andiamo verso la Val di Susa e andiamo in particolare in questo posto che si chiama San Didero. O San Didero, adesso già mi sono dimenticato l'accento dopo due settimane, e niente, alle prese con questo navigatore. Didero, Didero. San. Di. Sta cosa non l'ho mai vista, ma cos'è? E-R. Bravissima, donna, come fai le lettere bene, Pier. San Didero. Ok. Buongiorno Pier, come va? Buongiorno Diego, tutto bene? Non comincia a suonare tutto, mettete la cintura. Buongiorno Valentina, come va? Buongiorno Diego, bene. Dove stiamo andando? A San Didero, luogo delle nuove proteste NOTAV, causa di uno sgombero, di un presidio. Andiamo a vedere. Yes. Sì, ma molti metti a disegnare. Ma io sull'autostrada ti sto... Ma non puoi guidare così, puoi fare i disegnini, scusa. Allora, mi portavo Marco, se mi devi portare Matteo. Yes, brava. Yeah, no. I'm standing at the door of the club, breath smelling like a pub, getting VIP love, got the people know my name. Non mi troviamo. Mi sento un po' osservato. Da Rossialta prendi una macchina un po' più sobria. Allora, tu ti chiami? Alessandro. Dove siamo qua? Qua siamo in questo piazzale e siamo qua. Di là ci stanno i carabinieri. C'è uno che arriva che non sa nulla. Come la racconti? Dove sono i carabinieri incomincia l'accesso. È la parte che hanno recintato, dove hanno intenzione di costruire un nuovo autoporto. L'autoporto sarebbe il parcheggio per i camion? Sì, un'area di sosta attrezzata per i camion che attualmente è a Susa. Qui c'è una storia molto particolare, perché in realtà questa zona qui si chiama ex autoporto, perché nel 79 hanno cominciato a costruire un autoporto, l'hanno finito, non l'hanno mai utilizzato, l'hanno lasciato marcire e hanno... Questa è alta velocità, questa qua dietro, che è? Questa no, non è alta. Così per magia hanno deciso che no, lo volevano fare a Susa e quindi l'hanno fatto a Susa. Adesso invece hanno deciso che no, lo devono rifare a San Didero. E che cosa vuol dire fare un autoporto in un posto o nell'altro? Adesso questo lavoro qui è inserito nel contesto del TAV, perché toglierebbero l'autoporto da Susa, perché lì hanno stabilito di lavorare lo smarino, che sarebbe il materiale di risulta dello scavo del tunnel TAV, che contiene amianto tra l'altro, e avevano bisogno di quello spazio a Susa per fare questa lavorazione. Quindi sposterebbero i camion da là a qua, perché gli serve quello spazio per, esatto, continuare i lavori. Esatto. Quindi a voi arriverebbe l'ingombro dell'autoporto, che è comunque una conseguenza. Sì, noi ci opponiamo all'opera inutile, certo, TAV, quindi questa fa parte... È una conseguenza dell'opera inutile. Esatto. Da dicembre l'anno scorso abbiamo creato un presidio permanente nella struttura dell'ex autoporto. Quindi di là. Di là, per resistere contro questo scempio e anche per dare una visione diversa della gestione del territorio, perché sono nati i laboratori, i gruppi di lavoro. Questa qui è una zona che negli anni ha subito anche l'interramento di rifiuti tossici nel momento in cui è stato abbandonato il primo autoporto. Carabinieri, polizia, così sono arrivati da subito. Ho cominciato a fare il presidio a dicembre. Prima c'erano questi qua, no? No, è arrivato alla fine lo sgombero il 12 aprile. Che cos'era questo presidio? Avevamo ristrutturato, reso agibile uno stanzone, ripulito la zona e costruito una casetta sul tetto con l'obiettivo di barricarci nel momento in cui
cui avveniva lo sgombero. E sono arrivati nella notte del 12 aprile, qua praticamente lungo la statale era un'enorme coda di mezzi della polizia. E voi quanti eravate? Centinaio. E sulla casetta ci siamo imbarricati in 5. Con lo sgombero è partita una settimana di battaglia, un gruppo di noi è rimasto asserragliato su questa casetta. Ci sono state mobilitazioni qua davanti e quello è stato, diciamo, un antipasto di quello che sarà nei prossimi tempi, perché noi non permetteremo che questi lavori, che questo utilizzo del territorio vada avanti così. Ma questi lavori quando dovrebbero cominciare? I 5 milioni che hanno stanziato sono soltanto per fortificare l'area, per la sicurezza, come dicono loro. Sicurezza di che tipo? Da noi. Da voi? Ci sono i cacciatori di Sardegna, ci sono anche dei mezzi dell'esercito, non abbiamo capito a quale titolo. Ma i lavori centinaio proprio dell'autoporto, quello, sono partiti? Quello no, non sono partiti. Quindi loro stanno qua modifiche solo per controllare voi alla fine. E voi controllate loro. Per certi versi, diciamo. Va bene. Sindaca, tocchiamo. Allora, questa è la situazione che ho visto qua appena arrivata e che vedrete cristallizzata anche negli altri posti che andremo a vedere. Praticamente qua c'è una strada a margine di un paesino di 500 anime, appunto San Didero. E dall'altra parte ci sono le forze dell'ordine di questa strada. Da una parte ci sono le forze dell'ordine che presidiano un'area che è deputata a rifare un autoporto che in realtà era già stato fatto tanti anni prima, poi era stato dismesso, che è stato fatto a Susa. A Susa deve passarci in teoria il treno, diciamo così, ora banalizziamo, semplifichiamo, quindi rispostano l'autoporto di Susa qui a San Didero, però loro non vogliono, perché è una conseguenza del TAV, quindi vanno lì a, come dire, impedire questi nuovi lavori. Loro, il cantiere è stato aperto, diciamo, e mettono in sicurezza quest'area del cantiere. Di fatto, e nei momenti, diciamo, ci sono dei momenti di scontro e, come avete detto lui, questo è diventato il nuovo punto più caldo, diciamo, di questa decennale, lunga, insomma, disputa tra Notav e forze dell'ordine, direi, più che Sitav. Perché adesso andiamo a vedere. Lei è un ex sindaco, amministratore di San Didero, che, diciamo, rappresenta il classico, la classica istituzione del luogo, perlomeno in maggioranza. In questo posto le dinamiche nazionali sono totalmente scardinate, questo me lo ricordo anche dei viaggi passati, no? I sindaci, ci sono tanti sindaci PD, Notav per esempio, tanto per dire la cosa più evidente, più clamorosa. Ma tu sindaca, scusa, anche se non sei più sindaca, tu ti chiami? Loredana Bellone. Tu sei stata sindaca per 3 mandati? Sì, dal 2009. Di San Didero? Di San Didero. E adesso fai la consigliera? Sì. Sei passata all'opposizione? No, in maggioranza. Sempre in maggioranza. Sempre maggioranza. La linea è sempre quella. Sindaca di sinistra e destra, lista civica, adesso mi dici lista civica, lo sapevo. Sì, ma siamo nati così e non abbiamo nessun partito. Anche perché qua, da quel che ricordo io, le logiche nazionali sono totalmente scardinate sul territorio. Io mi ricordo sindaci PD, Notav, per non parlare del Movimento 5 Stelle. Noi amministratori guardiamo più al bene comune che il filone della politica. E tanto poi abbiamo visto che i governi sono cambiati, ma la situazione è sempre quella. Cambiano i personaggi, ma di fatto il problema rimane. E questa situazione qui è nuova? Qui sì. Voi fate il presidio di qua, ma pure loro fanno il presidio di là. Sì, loro sono abusivi, loro sono entrati come dei ladri, non hanno avvisato né il sindaco di San Didero né il sindaco di Bulzolo che loro sarebbero arrivati. Loro chi qua? Carabinieri, polizia? Polizia, Digos. Perché di solito avvisano. È buona regola entrare a casa tua se sei invitato. Insomma, comunque ti dico vengo. No, non è stato detto nulla e sono entrati abusivamente. Cioè loro sono lì perché? Cioè, cosa stanno facendo? Non sta succedendo nulla adesso, quindi non c'è un motivo logico all'apparenza. No, loro hanno paura che si vada all'area del cantiere. Okay. Hanno transennato tutto, hanno messo dei gersi, chiuso con del filo spinato. Noi abbiamo l'accesso perché ci sono dei poderi. La gente deve andarsi a tagliare le piante e non c'è possibile avvicinarsi. Altrimenti voi andreste nell'area del cantiere a fare che? Soprattutto vedere cosa stanno combinando. È tutto abusivo perché non hanno dato l'esproprio, non hanno finito le procedure e sono entrati dell'area comunque del cantiere. Dell'area del cantiere. Comunque questi lavori in realtà non sono iniziati? No, adesso hanno messo solo in sicurezza il cantiere, hanno fatto una rampa per poi accedere all'autostrada. Che cosa fate voi? Loro stanno lì perché voi qualcosa fate che loro suppongono voi non dobbiate fare? Cerchiamo di difendere la nostra terra. Okay. Abbiamo questa sfortuna e questa fortuna di amare la terra. E poi un controsenso, si parla di alta velocità e poi che cosa andiamo a fare? Prima cosa che facciamo? Un autoporto per mettere i camion. Allora, forse c'è qualcosa che non quadra. Alta velocità dovrebbe ridurre i camion. Esatto. Cosa facciamo? Delle azioni di disturbo. Come gli date fastidio? Ecco. Già soltanto vederci qua si agitano un pochino. Anche soltanto il mercato. Questo comune, 500 anime, non ha un negozio. L'unico momento di acquisto è il mercato. E dove sta questo mercato? Stava di là.
non ci è stato permesso di andare di adesso là. Non si fa più il mercato? Lo facciamo di qua. E anche questo dà fastidio. Comunque, va il bene. Presidio l'abbiamo fatto di qua. Sì, però adesso stare in mezzo a una strada. Non è un presidio con dei comfort. Lo diventerà. Lo diventerà, grazie. Prego. Cioè, ma nella casa sull'albero chi ci stava dentro? Te? Quella l'avevo usata per un pochino. Ma come l'avete usata? Perché ce l'avete fatta? La vedetta, la vedetta. Ah, ok. La spostate? No, cerchiamo di aprirla, non si apre più. Ah, non si apre più. Ce la fai? Queste sono quelle che la polizia... Ti chiami? Anna Maria, sono quelle che la polizia dice che noi abbiamo fatto barricate. Le barricate con ste canne? Sì, pure, però loro ci credono. Ognuno ne mette un pezzo, così. Fai così e la metti qua. In realtà a cosa serve molto? Ma tutto? No, ma era un riparo. Ok, anche perché è barricata da che? Cioè, da cosa ti barrichi con queste? Dagli occhi indiscreti magari, però okay. È più una cosa simbolica, okay. Come tutte le nostre cose, il più delle volte sono simboliche, non è che possiamo di fronte a una cosa così fare grosse cose, non avendo niente a disposizione se non le braccia e la fantasia. Quell'area lì è un'area che dopo che è stata dismessa ha incominciato di nuovo a respirare, la natura si è ripresa i suoi spazi, un po' del come suo. Si dice in questo periodo, esatto, pure questa è vostra, pure quella sì, là. Anche quella. Sono un po' malmesse perché stiamo... Queste le avete portate adesso? Sì, dopo che ci hanno tolto da là dentro. Ok. Sì. Che c'è? Sono candelotti che abbiamo... Una parte dei candelotti che abbiamo trovato. Quelli che hanno sparato, CS. Ma che vanno a sparare da voi? Sì, ma una minima parte. Una minima. Ma questi vanno sparati quando? Ultimamente. Quando hanno colpito Giovanna. Esatto. Ciao a tutte e tutti, sono Giovanna, mi ritrovo ricoverata in ospedale a Torino dopo essere stata il 17 sera in Val di Susa, mentre mi recavo a portare solidarietà e la mia voce e la mia vicinanza alle persone che resistevano sul tetto a San Didero. Sono stata colpita da un lacrimogeno, ho una serie di fratture sul viso, domani subirò un intervento. Sì. E ce n'è anche di inesplosi. Cioè, trovati nei campi. Questi sono candelotti, lacrimogeni, sì. Cose varie. Questa è la capsula, la cartuccia. Ok, lacrimogeni. E questi hanno sparato di dove? Qua? Sì, qua e là. E comunque questo qua è gas CS, è proibito dalla convenzione, sì, dalla convenzione di guerra di Ginevra, perché altamente tossici. E queste contraere avvenivano qua in questa zona, sì, quindi? Sì. Vanno sparato sta roba perché voi che stavate facendo? In quel caso c'era un corteo. La aggiustiamo, dai. Fai. Allora, sentite le varie testimonianze. Intanto avete visto già la storia di Giovanna, la ragazza che lascia quel messaggio preso dalla rete, io l'ho preso dalla rete, e lei ha ricevuto un lacrimogeno in faccia, perché la polemica, appunto, ci sono delle testimonianze di lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo, che non si dovrebbe fare, diciamo, anche perché il lacrimogeno, oltre a far piangere e a intossicare, è anche un oggetto contundente che sparato può provocare nella migliore delle ipotesi, forse, se ti colpisce quella conseguenza lì. Quelli sono gli avanzi della guerriglia, della battaglia, tutte le cose, diciamo, sparate verso i Notav in questo caso. Continuiamo con questo problema che Pierfrancesco sta cercando di risolvere dopo la pubblicità, tra poco. Avete suonato, Riccardo? Abbiamo suonato Stratus di Billy Cobham. Così. Perché pochi giorni fa era il suo compleanno. Tanti auguri Billy. Perché ti piace. Abbiamo avuto anche Billy Cobham da queste parti, no, da quelle parti là, comunque, insomma. Allora, i Notav, appunto, hanno un'immagine, spesso la narrazione sui Notav è varia.
Ecco, i notav sono anche questi signori qua che non riescono ad aprire questa porta, in realtà questa casetta di legno, dove dentro c'è del loro materiale che si è fermata e quindi arriva Pier Francesco. E stai aprire la serratura? Prova. Siccome però questa è una casetta... Quindi di solito ci riesce. Allora, uno alza e uno preme di qua. Guardate. Devi tirare... No, dovete tirare. Non è che avete sbagliato chiave, no? No. Perché ne so, scusa, io penso sempre alla cosa più stupida. Cioè, il temutissimo movimento notav si è chiuso da fuori la casetta di legno. La vostra immagine, ve lo dico, dei duri e puri, questa viene un po' inficiata da questa cosa. Nonostante questo, però, resistiamo da anni. Ma come hanno fatto? Ma perché chiedete un aiuto a loro? Dai, in candela. Una cosa, pum, fanno zompa tutto. Se la tiri sopra si blocca, quindi dobbiamo andare all'inverso, giù. Non dobbiamo salire, dobbiamo scendere. Niente, è andata così, dai. È prima che ti arrestano per scasso, per furto con scasso del materiale notav. Abbandoniamo. Ma te adesso che ci fai con quei candelotti? Le restituiamo. Di solito gliele portiamo là davanti. E questi sono sparati coi fucili o coi cannoncini. Questi qua. Quando e praticamente sparati, ognuno dentro... contiene questi da 6 o 4 che vengono si aprono e ti soffocano. Questa è una minima parte, tutta questa roba qua sparata nei prati e nel centro paese, è una cosa folle. È aperta. Grande. Vedi, io stavo sui candelotti. Hai aperto, bravo. Arrivano i romani e diventano dei tecnici. Ma lui è molisano, Chi è che li consegna? Allora, questa cosa è una cosa che ogni tanto fanno, cioè la restituzione del candelotto del lacrimogeno usato alle forze dell'ordine. C'è questa situazione. La consegna dei candelotti. Siamo andati, sì. Che c'è adesso. Gliela abbiamo già consegnati due o tre volte. Tu riprendi, vedi verso quei tre carabinieri in terra. Sì, guardate. Li hanno lasciati lì, li hanno schiacciati. Passandoci sopra. C'è posto per voi! Restituiamo! Li abbiamo già portati dietro. Ma mettimi proprio più avanti. Ok. Ma no, non volevo proprio... A me è venuto un lancio, veramente. Volevo fare... Va bene. È così, c'è questa. Lei gli basta niente. Basta niente? Lei ci riprende con la telecamera. Ah beh, è una loro pratica normale. Sa che telecamera c'ha lei? Certo. Si preoccupano sempre, ecco. Ogni passo, ogni mossa. A me quando faccio i video mi serve sempre campo e controcampo. Quindi se mi danno pure il loro filmato, viene più figo. Viene più figo. Quando ci avviciniamo così, tirano fuori scudi, manganelli e caschi. C'eravate voi. Altrimenti l'avrebbero fatto. Quindi va a chiedere la bandiera, che va a fare? Ci rubano le bandiere. Noi le rimettiamo tutti i giorni e loro ce le rubano tutti i giorni. Okay. Adesso una dirigente della Digos ha promesso che gliele ridavano. E ti hanno fregato le bandiere? Per ben 4 giorni consecutivi. Vorrei richiedergli se trovo chi mi ha promesso che me le avrebbe restituite. Il livello dello scontro è anche questo, mi hanno rubato la bandiera. È una cosa seria, assolutamente. Anche poi ci sono anche delle dinamiche allo stadio, quando rubano la bandiera. Vero Gabriele, no? Adesso ti guardo te perché mi capisci. Cioè, rubare la bandiera è una cosa grave e lui dice, ce la rubano molto spesso. Siccome poi andare a riattaccare è un po' una rottura, uno della Digos che mi aveva promesso che me l'avrebbe ridata e lui arriva e adesso va a chiedere la restituzione della bandiera. Offerto possibilità di regalargliene una a condizione che non me le rubassero più, perché era faticoso rilegarle sopra. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo. Hai bisogno di me. Confermata la promessa che si informerà con le sue colleghe. Tra quanto? Non si sa. Io sono un ottimista, però poi arriverà. E andiamo verso la tappa successiva. Torneranno di nuovo le piogge, riapriranno le scuole.
fanno foglie lungo i viali, e ancora un altro inverno che porterà la neve, un'altra primavera, e tu che fai di sabato in questa città? Giaglione. Lei sta qui perché? Perché non può venire? Voglio di via. No. Sono andati in macchina, vengo. Sì, ti portiamo noi, vai, ti infili. Ok. Ti infili nel portabagagli. Anche lui ha foglie di via. Anch'io, ma siamo tutti. Quanti hanno foglie di via qua? Due, tre. Ok, quindi sto video non si potrà mai far vedere. Sì, ma certo. Sì, sì, ma chi se ne frega? Ma se ne frega niente a voi, io dicevo per voi. Giulia. Sì. Allora, quasi tutti loro hanno il foglio di via, vuol dire che quasi tutti loro hanno dei comuni dove non possono stare, dove non possono andare, perché c'è stata una manifestazione, c'è stato uno scontro, una denuncia, una segnalazione, loro però comunque circolano, però questa è la situazione, cioè la loro mobilità di fatto è limitata proprio dei singoli, loro decidono, diciamo, facciamo questo giro, dico, ma posso farlo vedere questo video, non è che vi state dato, ma sì, facciamolo vedere e andiamo insieme. Dove stiamo andando adesso? Stiamo andando dove? Nel presidio permanente dei mulini Val Clarea, sì. Mi attivo da quest'estate, da lì si vede il cantiere, siamo attaccati praticamente. Ma tu c'hai uno status particolare, quindi io da qua ho il foglio di via. Tu qua non ci potresti stare? No. E adesso che facciamo vedere questo video che ci stai, che succede? Niente, che ti vengono a prendere, no, a casa al momento dopo? No, non credo proprio. Tu sei padre? Sì. Come ti chiami? Luigi. Tu stai a posto? C'hai foglie di via pure tu? No, qua no, qua, qua no. C'hai altri, no, comuni, no, tu? Ho delle denunce, ma non... Hai delle denunce, vabbè, certo. Chi non c'ha delle denunce da ste parti? È ormai impossibile. Tu c'hai il foglio di via perché? Che hai fatto? Perché partecipavo a delle iniziative qua nei comuni di Chiomonte e Giaglione. Partecipavi in maniera violenta? No. No, basta manifestazione. Niente, guarda, in realtà è una modalità che la controparte utilizza per cercare di spaventarci, limitando la nostra libertà di movimento, di partecipare alle iniziative. Però ecco, come vedi, non è che sortiscono, no, grandi infatti, effetti, non mi sembra. Perché comunque tu hai avuto anche l'obbligo di firma? Sì. Ce l'hai ancora? No, 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 no. Se hai l'obbligo di firma, a che serve? Non lo so, a dirti la verità, perché io poi non l'avevo neanche poi troppo capita quella misura cautelare. Ma Zanano non l'ha capita? No, perché oltretutto era data su un fatto. Tornavamo da un'iniziativa che i carabinieri hanno fermato un nostro amico. Allora noi ci siamo fermati. Il problema è che abbiamo avuto uno scambio di battute con un carabiniere non troppo felice. Che gli hai detto? Che era un fascista. Però era, sì, però era raro. Realtà. Tu pensavi che era un fascista? Cioè, perché lui ha fatto un po' di affermazioni riferendosi al periodo del fascismo. Sì, tipo, no, che diceva, tipo, quando c'era lui i treni arrivavano in orario, a proposito del TAV, esatto. No? Io gli ho semplicemente detto, ma lei è un fascista? Lei è un fascista e quindi, obbligo di firma. Obbligo di firma. Perquisizioni. Perquisizioni a casa. A casa, mi piace, lui porta la campana, sì, giustamente, sì, del, sì, padre, certo, della rottura dei coglioni in casa. Siamo quasi arrivati, Bello sta giro, vedi? In alternativa ci sono tutti i sentieri. Si fa a piedi. Io non mi ricordo, forse l'ho fatta a piedi l'altra volta. Che c'erano tutte le notav che declamavano nella notte i 150 motivi per non fare TAV. È arrivata l'eco di un reading notav. La lettura per tutta la notte davanti al fuoco acceso delle 150 ragioni notav. Non una di più, non una di meno. Mo tu capisci che già i reading sono pallosi di natura. Ma mi dici un reading senza pubblico che senso c'ha? E invece il pubblico ci stava. Stava nascosto tra l'arme. Di là ci sono gli alpini che ci hanno filmato appena arrivati. Io non l'ho filmati per non farli innervosire. Loro hanno filmato noi sicuramente. Questo era il 2012 e quelle immagini di lì. Ciao, ma già! Ma portiamo la frutta, già che l'abbiamo portata. Ecco, ciao, vieni da mano, vieni. L'entusiasmo del cane notav è contagioso. Che ha trovato? La cartuccia del bosco. A chi ha fregato? Stava sulla paretina mentre passavamo. Ah, ma quello è pedurino. Sì. Questo è il cantiere? Questo è l'inizio. Questo filo spinato, questo filo spinato è filo, sì, spinato, ma qua si chiama la concertina israeliana, quella che usano in Israele confine con la Palestina. Tu lo tocchi, attaccano, se tu tagli, lei si lascia andare, sì, ma non resta ferma, ti si attorciglia intorno. Thank you.
bianco. Come ti chiami te? Daniele. Lavori veri e propri però adesso non ci sono. Lavori veri e propri sono quelli della polizia, dei carabinieri. Ogni 6 ore c'è un cambio di forze dell'ordine. Che diciamo presidiano che non arriviate voi in sostanza. Esatto, alla fine. Esatto. Quindi presidiano sto buco dal vostro eventuale arrivo. Sì. Non è che proteggono i lavori. No, i lavori sono tutti fermi. Non ecco, c'è questo voglio capire. Non vedrai i caschi. Non ci stanno operai che lavorano mentre voi state qua a protestare. No. Ecco, questo è il punto. No. È il vero fricchettone della situazione, ho capito. No, è interessante appunto come è nato questo presidio. È nato a giugno, pochi giorni dopo la dichiarazione della Corte dei Conti Europea, e bocciava definitivamente il progetto del TAV in quanto economicamente insostenibile ed ambientalmente dannoso. Dopo questa situazione, la TELT, che è la società che si occupa dei lavori, ha mandato da un giorno all'altro, con la paura di perdere i finanziamenti da parte dell'Unione Europea, centinaia e centinaia di mezzi da lavoro, e noi abbiamo pensato che sarebbero arrivati fin qua per allargare il cantiere. Invece voi avete preso sti mulini e li avete occupati? No, era di una signora che abita qua a Giaglione, ma noi adesso abbiamo il territorio qui in comodato d'uso, quindi questo è proprio nostro. Noi siamo qua, di solito dormiamo lì. A fare la quarantena? Sì. Mulino che adesso stiamo utilizzando un po' come casetta qua, come presidio. L'anno ci ho passato. Ecco. È passato l'inverno. Sì. Hai fatto la quarantena qua. Più isolato del così. La stanza da letto di là. C'è la camera. Ah, ok. La testa. Ah, abbiamo 5 posti letto. In inverno eravamo un pochini. Adesso con l'arrivo dell'estate. È più facile adesso. Sì. Ok, te ti chiami? Alessio. Questa è una baita. L'avevate costruita voi questa? E adesso però state dall'altra parte del. Sì, ce l'hanno presa appena era finita. Del recinto. Anche dentro a questa baita facevate tipo presidio? Sì. È come se vi prendessero i mulini, per capirci. Sì. Quindi dal 2012 a oggi si sono presi qualche metro alla fine. Sì. Che pure da oppositore, voglio dire, no? Cioè, uno ci deve pure avere la soddisfazione di vedere qualcuno che avanza o che ci prova. Sì. Se qua non succede un cazzo, al di là di questa cosa, l'autoporto, per carità. Hanno costruito un ascensore per far visitare il cantiere. 2 milioni di euro per cosa? Per il centro visitatori. Al momento le unità abitative, ascensore e scale esterne, 400.000 euro. Più 1,5 milioni a completamento dell'opera, che prevede una passerella che da qua parte e arriva alla baita. Che serve a cosa? È un bella vista. Sul cantiere? Sul cantiere, sì. E per... chi è che vi avvede il cantiere? A parte noi che... I personaggi importanti. Cioè, se viene un giorno Draghi, viene qua. Esatto. Allora, siamo andati a un altro presidio. Praticamente tutta questa zona della Valle di Susa è... ha dei presidi in vari punti strategici, avete visto appunto San Didero perché c'era la minaccia dell'autoporto, il cantiere, qua è la zona dove c'ero stato in passato, questo cantiere in tutti questi anni non è cambiato moltissimo, ci stanno appunto l'avanzamento, l'allargamento, ma di pochi metri, uno quando va là, io quello che dicevo loro è se uno non sta qua pensa che ci siano dei lavori per il tunnel del treno, ok, banalmente, invece no, e lui... che si chiama pure lui Diego, adesso mi spiega questi lavori per cosa sono. Intanto questo sono i lavori per vedere il cantiere, cioè per andare a vedere il cantiere. Ma il cantiere non è il cantiere comunque del treno. Tutto questo è destinato a essere smontato prima che l'opera venga finita, perché qui è prevista una piglia, ovvero un pilone del futuro svincolo autostradale che dovrà servire il cantiere. Faccio la domanda da stupido, ma qua c'è passa il treno? No. No? No. Cioè dovrebbe passare nel progetto? No. Ok, ma quindi sto treno alla fine dove dovrebbe passare? Il tunnel del treno dove starebbe? Allora, il tunnel del treno, ammesso che comincino mai, ci sarà una galleria che grosso modo parte 30-40 metri sulla nostra sinistra, scavano nella direzione di Giaglione fino a incrociare quello che dovrebbe essere poi il futuribile asse del tunnel di base. A quel punto lì dovrà essere costruita una mega caverna all'interno della montagna, ove costruire le due talpe che dovranno poi bucare direzione Susa per fare il pezzo di tunnel di base che dovrà andare ad uscire poi nella piana di base.
Se lascio sta valle, intorno pensano che qua stanno a far buco la montagna dove passa il treno. Okay? Negativo passo. Della grande opera sono stati scavati 0 metri. Non esiste. Cioè io sono venuto qua, quando è che sono venuto qua? Che era 2012. 9 anni dopo siamo con il 2012. Sì, in 10 anni sono stati scavati 5 chilometri di tunnel geognostico che passa sotto i nostri piedi. Che pure 5 chilometri, tu mi insegni, non è che sono tanti. No. Le ali della vittoria fatto con lo scarpellino. Senti che citazione, Morgan Freeman, è bella questa che mi è venuta adesso. Ma me la scusa. Sento, A 5 chilometri 9 anni con lo scarpellino mi fai. E tutto sto casino per tunnel geognostico? Il cantiere sì, al momento è solo per il tunnel. Ok, questa è la passerella sul tunnel geognostico. E sul futuribile cantiere che dovrà poi fa tutto quel buco che stai dicendo. Utilizzare per questo buco nella montagna. Chissà se ci sarà ancora la pandemia. Esatto. Anche in quel caso il tunnel che cominceranno a scavare non sarà mai comunque il tunnel del treno, attenzione, perché il tunnel che cominceranno a scavare di qua andrà a incocciare l'asse. Me sto a perdere. Noi siamo qua, scavano in questa maniera e vanno a beccare un altro tunnel. Vanno a beccare, che già no, c'è. No. Vanno a beccare l'asse. Scusate, me sto veramente... Vanno... Mi vuoi mettere in difficoltà? No, no, so io che ho solo presente la stazione Termini. Io oltre la stazione Termini non riesco a concepire. Ti chiami Diego in tutto ciò, vero? Sì, piacere Diego. Piacere Diego. Avete capito che la cosa è complessa? Cioè non si sta costruendo almeno il buco del treno. Ancora ce ne vuole parecchio. Però è un pilone votivo. C'è la prima o l'avete messa voi? No, l'avete messa. Ah, l'avete messa voi? C'è un gruppo di cattolici notavi. Sì. Dei cattolici notavi hanno messo la Madonna là? Sì. Ha capito? Portato anche la statua di Padre Pio. La statua di Padre Pio, avete provate tutte per fermare il cantiere. Questo è l'ascensore? Sì. Questo ascensore quindi è una cosa nuova. Me ne sono accorto, stavo in mezzo al filo spinato. Stavo per finire dentro al filo spinato, non si accorto. Fa male quello, infatti mi hanno detto. Poi alla fine si sente sempre a casa. Appetito amico. Appetito. Lui beve così. Beve. Ma tu bevi là dentro? Sì, certo, ma solo i cicchetti però. Casa lui. La pezza devo, questa è una vista ancora. Tu ti offendi se bevo col bicchiere, vuoi dire che... Questa carbonara? Carbonara. Adesso sono venuto a Bussola a mangiare la carbonara pure io. Mi sembro veramente gli italiani che vanno all'estero a mangiare al ristorante italiano. Non l'ho mai fatto, ho fatto la colpa vostra, mi avete portato voi. Buon appetito. Attenzione, Lucano zero calcare. All'ultimo intellettuale, no, il primo, l'ultimo. Ti chiami? Massimo. Questo è nel club romano a Val di Susa. Il movimento Notab praticamente ci ha inventato proprio l'amore per sta valle. Ma da qua a venirci a abitare a lavorare ce ne corre. Lo so, ma guarda che questi ti rubano il cuore, ti rubano. Il bello del movimento Notab è da Val di Susa, sono le persone. Questa è sempre stata una valle di passaggio da millenni. Qua c'è passato Annibale con gli elefanti, è in crocevia di persone da sempre. E quindi voi siete emigrati tu e... Io e Valerio. Tu di dove sei? Io sono del Genzano. Del Genzano. Qua passate per romani, tutti dicono andiamo dai romani. Che le romani? Io mi rivendi questo genzano. No, ma fatti, giusto. Tu sei del Genzano, lui di dov'è? De Monterotondo. Valerio è De Monterotondo. Eccolo qua. Il locale l'abbiamo aperto nel 2019. Noi siamo beccati subito la pandemia a volo, no? È vero. E voi quando avete aperto? Quando abbiamo aperto i morti. No, l'altro giorno di morti abbiamo aperto nel 2019. Cioè, voi avete aperto nel novembre 2019. E a marzo l'hanno chiuso. A marzo ci hanno chiuso. È convenuto. La prima volta che venni qua era il 2011, perché comunque sentivo le notizie che c'era questo movimento popolare. Io non mi sono mai fidato di ciò che si diceva a giro. Ho voluto venire a vedere con gli occhi miei. E quando ho visto con gli occhi miei quello che succedeva. In particolare cosa? Beh, in particolare, guarda, la cosa che mi rimase impressa nel 2011 c'erano i posti del blocco con i blindati. Questa cosa mi ha ricordato tipo Belfast. Con questa cosa l'ho vista a Belfast, io, che fermavano tutti. Madri che andavano a portare i ragazzini a scuola, gente che andava a lavorare. Ma secondo
seconda volta è stato persone. Qua guarda, la ricchezza di questo posto sono le persone, dico. Sono persone che da millenni sono abituati con gli scambi con l'altri. È una valle, diciamo, anomala rispetto all'altra, perché invece di essere chiusa come l'altra, questa è una valle aperta, non è sempre stata una valle di passaggio. A Monterotondo, a Genzano, che facevate? Sempre il fuoco. Io c'ho un'azienda agricola. Questo posto qua come l'avete trovato? Diciamo che questa era una roba che volevamo fare da tempo io e Massimo. Quindi poi gli ho detto, Massimo, io poi mi sono trasferito qui nel... Aspetta, sei pure fidanzato? Sì, io qua c'ho... Qua tutta fatto? Tutto. E quindi ho trasferito la vita mia qua. Queste montagne non sono solo di chi c'è abita e di chi c'è nato. È come qualsiasi altro posto del mondo. Cioè io lo ritengo anche mio. Ma perché qua deve succedere sta roba? Deve essere solo un problema dei valsusini. Questo è un problema di chiunque, perché qua tutti parlano, ma... Siamo tutti buoni a fare i leoni su Facebook e sui social, ma se tu non vieni sei solamente capace a criticare. Ma il problema non l'hai mai visto. Allora sai che ti dico, io lo vengo a vedere. Ho visto che qui c'erano tutti quei valori che rispecchiano quello che io ho in testa. Hai fatto immigrato? Sì. Infatti sono immigrato. Qua c'è stato Elio Germano e ci ha detto, cioè, regà, dice, qua avete aperto un ristorante esotico voi. Dice, qua gli dovete mettere le bacchette a mangiare, perché questa sta roba che non se la mangiano. Loro vengono qua come se andassero a mangiare sushi. Però, mangiare... Loro che dicono, andiamo al romano. Che andiamo a mangiare romano, bravo. Va bene, grazie mille, grazie e complimenti. Mille. Dai. No time, no space, another race of vibration. Sto facendo il cavalletto col libro da Termocervi, pensa il caso. Allora, un applauso anche ai due ristoratori di Genzano e Monterotondo, migrati in Val di Susa. La storia che stiamo per raccontare e con cui andiamo a chiudere questo pezzo è quella di questa ragazza, una storia particolare, simbolica, per il movimento No Tav e non solo per il movimento No Tav, che è quella di Dana Lauriola. Marco, Dana Lauriola, che storia è la sua? Beh, Dana Lauriola è stata scarcerata un mese fa, era stata arrestata a settembre, portata in carcere in esecuzione di una sentenza di condanna a 2 anni, perché nel 2012, prima facevi vedere le canne, no? Le barriere, sì. Ecco, con un nastro adesivo aveva fermato insieme ad altri militanti dei tornelli dell'autostrada della Torino-Bardonecchia. Era stata quindi accusata di interruzione di pubblico servizio e di altri reati di questo tipo e poi è stata condannata e hanno rifiutato di applicarle le misure alternative. Quindi è diventato un caso su cui si è protestato anche Amnesty International, accanto a quella di Nicoletta Dosio, che, sì, che è stato... l'altra... hai visto, c'è lo striscione Nicoletta Libera, sono un po' due simboli della battaglia del movimento No Tav e anche di questa guerra che è anche una lotta giudiziaria, insomma, in cui... Allora, che stai raccontando questa sera? Dana sta adesso agli arresti domiciliari perché appunto, come ha detto Marco, ha una pena di 2 anni, 7 li ha fatti in carcere alle Vallette a Torino. Noi abbiamo chiesto la possibilità ovviamente di poterla intervistare, perché intervistare qualcuno agli arresti domiciliari non è come intervistare chiunque altro, e ce l'hanno concessa ma solo in videoconferenza. Nonostante noi potessimo in teoria fisicamente raggiungerla a casa sua o anche incontrarla nelle poche ore concesse che lei ha per andare a fare la spesa o per lavorare, e no, hanno detto di no, e quindi questa era l'unica modalità. Quindi noi siamo andati al presidio di Venaus, che è uno dei presidi appunto che vi avevo detto, e abbiamo cominciato questa conversazione particolarmente interessante con Dana. Ciao Dana, aspetta un attimo che qua posizioniamo tutto. Tu bevi acqua, ok. Vai. Te lo faccio acqua? Eh sì. Come quelle cose che fate voi del cinema. Sì, però hai messo l'aria? Hai messo l'aria registrata? Qua sta registrato, la sto registrando. Qua, vai, fallo tu che sei bravo. Ah no, alza la telecamera. E se la alzo, poi la rimetto a posto. L'importante è che c'è il chat. Ma dai, faglio davanti la telecamera. Ma non lo vedono le altre camere. Lo vedo, faccio io, faccio, vai, 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 vai. È questa che è l'audio. Alza un attimo la telecamera, scusa. Ma che lo alzo a fare? Che cambio se lo alzo? Perché questa qua è l'audio vero. Quindi le metti insieme. Ma le altre ce l'hanno l'audio? Sì. E quindi si sente se fai chuck. Vabbè, ok. Vai, tranquillo, tu qua, vai. Fatto qua, questa era il grande cinema di Pier Francesco Citriniti. Grazie, Pier. Ciao, scusa. Niente, figurati. Qui a Venaus,
applauso a Pier Francesco Cidrenese, intanto, perché è professionista, diciamo, quindi ci teneva a dare il ciak per l'audio così. E cominciamo l'intervista. Presidente di Vanaus, ci siamo collegati con Dana. Ciao Dana. Ciao. La tua foto qua rimbalza da un presidio all'altro. Ah. E c'è scritto Dana libera, perché tu non sei libera in questo momento. No. Sono in detenzione domiciliare. Per chi non sa nulla della tua storia, facciamo un riassunto. E cosa hai combinato per stare agli arresti domiciliari? Ho partecipato nel 2012 a una manifestazione del movimento sull'autostrada, abbiamo rallentato il traffico. Niente, siamo stati condannati e il 17 settembre sono stata portata in carcere perché non mi è stata riconosciuta né la condizionale né misure alternative, nonostante fosse incensurata, è la prima condanna. Per una cosa successa nel 2012? Marzo 2012, erano giorni di proteste perché Luca Bà, militante del movimento Notav, era stato fatto cadere dal traliccio, in quei giorni era in coma, in ospedale. La valle si bloccò per giorni e giorni, anche gli esercizi commerciali chiusero, ci fu una protesta molto grande, si organizzarono tantissime manifestazioni. Questa della mia condanna fu una di quelle, una manifestazione assolutamente pacifica. Quanti di voi sono stati arrestati? 13 condannati, in carcere inizialmente solo io, poi a dicembre è stata portata anche Fabiola, un'altra notav per un cumulo di pene, altri sono agli arresti domiciliari e tutti gli altri hanno messa alla prova. Fabiola è tuttora all'interno delle vallette. Il reato che vi è stato contestato è stato quello di interruzione di servizio pubblico, se ho capito bene voi avete bloccato, sì, i tornelli dell'autostrada, le macchine passavano senza pagare. Noi abbiamo alzato i tornelli dicendo oggi paga Monti, perché nonostante quello che stesse succedendo, quel giorno Monti affermò che la TAV doveva assolutamente andare avanti, invitando, ma era un'azione insomma dimostrativa, le persone a non pagare quel tratto. Questa cosa è durata quanto tempo? Un quarto d'ora. Ecco. E tu che facevi? Perché dicono tutti, Dana c'aveva il megafono? Stavo a centinaia di metri prima dei tornelli, spiegavo alle macchine il motivo della nostra presenza lì. È stata condannata in vari gradi di giudizio? Primo grado, appello, Cassazione, dopodiché a inizio settembre c'è stata l'udienza per la richiesta di misura alternativa, alla quale presentata col lavoro, una casa, insomma un quadro di persona norma inserita nella società. Tu lavori in una cooperativa, capito bene? Sì, gestiamo un servizio del comune per senza dimora. Di che comune parli? Torino. Tu stai a casa tua a Torino? Nella mia nuova casa, sì, da quando sono uscita dal carcere, vista l'impossibilità di poter tornare in valle, poiché il tribunale si era espresso in maniera negativa rispetto a questa evenienza. Ti viene condannata per il reato di? Violenza privata, interruzione di pubblico servizio. È un reato che prevede l'arresto? Carcere più che altro? La pena minima è di pochi giorni, c'è la discrezionalità. In ogni procedimento notav a noi viene sempre riconosciuto un concorso, intenzioni nella costruzione, nella premeditazione di questi grossi disegni criminosi. Io fui accusata di aver ideato e gestito tutta quell'azione in autostrada. Sono reati che vengono definiti bagatellari. Cioè... Bagatellari che vuol dire stronzate, cioè... Sì, okay. Esattamente. Prima sulla carta nessun avvocato, nessun giurista interpellato avrebbe mai potuto ipotizzare un arresto in carcere per un reato così piccolo. Nel settembre 2020, quindi in piena pandemia, sì, ti portano dove? Al carcere delle Vallette a scontare una pena di 2 anni di reclusione. E adesso ti devo fare la domanda più stupida di tutte. Dai. Come sono stati questi 7 mesi in carcere? Tu non sei una abituata o che perlomeno prendeva in considerazione l'ipotesi di finire in carcere? È stata la prima volta che è stato molto duro, poi col tempo, anche grazie alle altre detenute, alle altre ragazze, sono riuscita a trovare gli strumenti per stare bene e riuscire anche a portare avanti insieme a loro dei discorsi importanti. Abbiamo scritto tante lettere, abbiamo denunciato la situazione del Covid all'interno del carcere. Il Covid in carcere è una situazione difficile, purtroppo continua a essere ignorata. Le carceri dovrebbero essere, dove è possibile, svuotate, le persone mandate a casa. In questi 7 mesi, dal punto di vista del Covid, qual è stata la situazione? La prevenzione, se c'era? Dei casi.
casi non è possibile rispettare le distanze, tutta una serie di precauzioni visto sia il sovraffollamento che gli spazi molto ridotti. Alcune ragazze si sono ammalate, abbiamo convissuto col virus consapevoli che era là dentro, col timore di prenderlo. Ve li facevano i tamponi? Quando ci sono stati i primi due casi conclamati, sì, infatti hanno trovato un altro positivo nella nostra sezione. In cella in quante eravate? Due. Celle molto piccole, 4 metri per 2 con tutti gli arredi inclusi. Io ero con una ragazza molto giovane e sono stata fortunata. Lei sta ancora dentro? Lei sta ancora dentro. Ciao, vuoi salutare? Sì, ciao India, ti voglio bene. Che accoglienza hai avuto tu da parte di chi stava già dentro? Il tuo reato è un reato bizzarro. Sì. Le altre tue coinquiline, per usare un eufemismo, saranno state sorprese pure loro? Sì, c'era molta ilarità rispetto al mio reato. Sono stata da subito presa molto in simpatia. Hanno anche molto scherzato e giocato sui motivi che mi avevano portato lì. Sembrava un po' assurdo. Tante di loro già conoscevano il movimento NoTav. E pochi mesi prima era stata in carcere Nicoletta D'Ozio, una donna di 74 anni. Che era stata in carcere per aver fatto cosa? Lo stesso mio reato, solo che lei non aveva chiesto le misure alternative come forma di protesta. Tu le hai chieste, però poi in carcere ci sei finita lo stesso? Sì, non me le hanno date, dicendo che la mia condotta in tutti questi anni dimostra una totale avversione all'ordine costituito e all'autorità dello Stato. Di darmi delle misure alternativa, bussoleno, avrebbe presentato un pericolo. Delle condizioni del carcere nel quale stavi tu, mediamente, com'erano? Il meccanismo carcerario è un meccanismo molto duro, è normato in ogni momento della giornata. In carcere nulla è dovuto, tutto deve essere concesso. Hai diritto a pochissime ore di colloqui con i tuoi familiari, parliamo di 6 ore al mese, se va bene. Noi le abbiamo ottenute dopo che abbiamo fatto uno sciopero della fame. Durante il periodo Covid, che sono stati sospesi i colloqui visivi, inizialmente non ci venivano neanche garantite tutte quelle ore perché mancavano gli strumenti per poter fare le videochiamate. Dopo 7 mesi che succede? Sei uscita? Sono uscita, mi sono state concesse le misure alternative, ho avuto gli arresti domiciliari, un divieto di incontro, ovviamente con pregiudicati, ma soprattutto tutte le persone che la polizia può indicare come appartenenti al movimento NoTav. Un'indicazione molto generica, nel senso che non ci sono tessere di appartenenza al movimento NoTav. In questo modo mi impediscono non solo di frequentare ovviamente la valle, ma anche di incontrare tutte le persone con cui sono cresciuta e che sono gli affetti della mia vita. Cioè, quindi tu hai una lista di persone che non puoi incontrare? Guarda, io la lista non la conosco. Però ad esempio se la polizia dovesse vedermi per strada con una persona che loro ritengono appartenere al movimento NoTav, io la sera stessa potrei essere riportata in carcere. Quindi tu, non conoscendo questa lista, per non sbagliare non incontri nessuno? Ho detto a tutte le persone che conosco che non ci possiamo incontrare neanche per un attimo e almeno per un anno, se tutto andrà bene, noi non potremo vederci. A casa non posso ricevere nessuno, a parte i miei genitori, posso solo e unicamente recarmi al lavoro. Infatti hai delle ore d'aria, diciamo, che esci da casa? Il sabato e la domenica, 2 ore in cui, visto che vivo sola, posso andare a fare la spesa, occuparmi insomma dei miei bisogni primari. Quindi oggi ti sei fatta 2 ore fuori? Stamattina sono uscita e sono andata a fare la spesa. Però non potevamo incontrarci? Ho fatto richiesta al tribunale, il tribunale ha vietato questo nostro incontro dicendo che avremmo potuto farlo in videoconferenza. E secondo te perché ci fanno fare questa cosa in videoconferenza invece che farcela fare di persona? Sono entrato nella lista, come funziona? Io credo che il tribunale, come tutte queste istituzioni, temono molto una pubblicità negativa quando dei casi scalpore o comunque suonano male alle orecchie dei più. È un problema anche di immagine. C'è molto timore che di certe storie si parli. Poi non lo so se sei pregiudicato tu, No, io penso di no, in teoria no. Quel che ne so io no, poi. Non so quanto poi l'immagine di questa intervista fatta in questa maniera migliori la situazione agli occhi di una pubblica opinione. Io. Allora, intanto un applauso a Dana, a questa storia che stiamo cercando di tirare fuori. E vabbè, è tutto abbastanza assurdo e surreale al tempo stesso, ma quest'ultima parte del racconto è ancora più inquietante. Lei non può incontrare nessuno perché tutti, in teoria, cioè, dice, non può incontrare i militanti NoTav. E va bene, diciamo che questa cosa può passare,
però la maggioranza sono militanti, cioè sono persone normali. Poi lei dice non c'è un tesseramento al movimento NoTav, non è che uno è ufficialmente militante NoTav grazie a un procedimento ufficiale, e quindi potenzialmente tutti sono militanti NoTav, e quindi lei, per non sbagliare, perché qualora ne incontrasse uno tornerebbe in carcere, non incontra nessuno. Credo che la mia vicenda sia molto legata a un tentativo che lo Stato sta facendo oramai da molti anni di chiudere la partita col movimento NoTav, che è stata una spina nel fianco di tutti i governi che si sono succeduti. Si sono scontrati con una popolazione che si è informata e ha deciso di alzare barricate di tutti i tipi, da quelle di carta a quelle fisiche, e a non lasciare distruggere la propria terra. In questi anni hanno provato tante volte ad attaccarci, con migliaia di persone indagate, arrestate per brevi periodi, denunciate, controllate. È una strategia mia, probabilmente voleva essere un qualcosa di esemplare, invece per fortuna così non è stato, perché il movimento NoTav continua a resistere. Tu sei mai stata una violenta? Hai mai pensato di frequentare un movimento di violenti o cose di questo tipo? Io non amo la violenza, ma noi in valle violenza è stata fatta, in certe occasioni abbiamo reagito e ci siamo difesi. Quando sperimenti su di te una violenza di Stato, perché è questa, o decidi di lasciar perdere oppure decidi di difenderti con il tuo corpo, con quello che hai. Non abbiamo mai accettato ci definissero violenti, siamo resistenti, perché stiamo resistendo da molti anni a una violenza molto forte che ci viene fatta. C'è qualcosa che vuoi dire a chi è rimasto dentro? Ti dovessero vedere in questa chiacchiera che ci stiamo facendo? In carcere ho conosciuto delle ragazze, delle donne bellissime. Scusa, mi commuovo. È stato molto difficile per me lasciarle lì, uscire anche avendo lavoro, una prospettiva di vita con più possibilità. A loro che mi ascoltano, io riconosco il fatto di riuscire a cercare la felicità e la leggerezza, nonostante vivano un'esperienza dura, difficile, inimmaginabile per chi non la prova. Molte altre persone da loro avrebbero molto da imparare, e soprattutto chi ci governa dovrebbe imparare a sentire le grida di aiuto che arrivano da questi luoghi. Non porta voti ragionare su delle misure di clemenza o sull'ampliamento della libertà anticipata, ma il carcere, per come è ora, non ha nulla di rieducativo. È un luogo di punizione dove una persona deve faticare, deve lottare per non spezzarsi. Io, le ragazze, ovviamente loro lo sanno, sto pensando molto, cercherò insomma in tutti i modi, per quelli che sono i miei strumenti piccolissimi, di aiutare a diffondere la loro voce. Su di te la funzione rieducativa del carcere che effetto? Ti senti rieducata in qualche modo? Ridi, per te, scusami, è stata svolta una funzione rieducativa nei tuoi confronti? Il tribunale dice di no, che io non ho cambiato i miei schemi di ragionamento, che continuo a non saper distinguere tra ciò che è lecito e ciò che è illecito. Ma chi è che fa questa analisi? Il tribunale. No, rieducata, guarda, in carcere ho sbattuto la faccia contro una delle più grandi ingiustizie che credo possano esistere. Vedere come la società chiude sotto chiave chi sicuramente ha sbagliato, ma senza dargli la possibilità di ripartire, ha solo rinsaldato e rinforzato in me tutta una serie di idee, e il fatto che nella vita ognuno di noi deve essere davvero in grado di guardare l'altro e sentire l'ingiustizia che prova l'altro come propria, e provarla a cambiare. Su questo mi sono rieducata, perché a volte ero un po' distratta, non guardavo attentamente tutto quello che c'era attorno a me. Quindi da questo punto di vista, in un certo senso, sono rieducata. Sei rieducata. Senti, quanto ti manca? Il mio fine pena è settembre 2022. Se mi comporterò bene, potrebbe in realtà finire tra un annetto. Non voglio contare i giorni. Ma tu conti i giorni? Appena entrata in carcere, avevo preso un foglio bianco, avevo iniziato il countdown. Le altre detenute vedevano sto foglio e mi dicevano: no, ma tu stai sbagliando, non puoi farla. E infatti dopo qualche settimana l'ho levato. Smetti di contare i giorni dopo un po', anche se ogni qualvolta c'è una scadenza, una possibilità, un'udienza, la vivi insomma intensamente. La tua famiglia, tu mi hai detto, mi hai parlato prima dei genitori, giusto?
Sì, quando sono uscita li ho visti un po' al limite. Oltretutto, okay, mentre ero in carcere loro si sono anche ammalati di Covid entrambi, ecco. Quindi abbiamo vissuto questi giorni da incubo, di paura. Senti, in chiusura, ti stai comportando bene? Perché tu mi hai detto, se mi comporto bene forse spero anche che finisca prima. Questa intervista non so se rientra. Esatto, la domanda la facevo anche per questo, cioè non è che ti sto complicando la situazione, sennò cancelliamo tutto e facciamo finta di niente. No. Ho sempre detto che non ho pentimenti e credo di essere nel giusto. Per me comportarsi bene significa rimanere fedeli a se stessi. Va bene, io ti ringrazio anche perché appunto pure fare questa intervista sarà un ulteriore elemento preso in considerazione. E sono stata comunque educata. Sei stata educatissima, perfetta. Può andare. Direi nulla di sconveniente, anzi. Vabbè. Ti ringrazio, aspetta che prenda la telecamera, la muovo, ecco, mi lasciano così, ti saluto. Ciao Dana, ciao. A te, ciao. Grazie Diego, grazie. Questo è il nostro racconto dalla Val di Susa e dalle storie della Val di Susa. Commento a tutto ciò, Costanze. Dana ha detto poco fa che bisogna imparare o mantenere l'abitudine di ascoltarsi gli uni agli altri in un paese. Tra varie realtà. Questo fa parte della democrazia. Michele Santoro prima diceva che la democrazia è in pericolo in questo momento. Io non avrei un'idea se la TAF è giusta o meno. Come tutti noi, anche io l'ho studiata per tanti anni, questa storia dei presidi va avanti, della protesta va avanti da tanti anni e io ancora non riesco a capire se è giusto farla o meno, forse è giusto trasportare meno cose sia su ruota che su binari, consumare un po' di meno, ma a parte questo, io vengo da un paese dove questi presidi sono ormai tradizione. Uno dei primi era negli anni 80, all'inizio degli anni 80, in uno stoccaggio di scorie nucleari, molto lungo anche quello, ne faceva parte anche il successivo cancelliere Schröder, quello delle riforme, quando era giovane. E poi ce ne sono tanti ancora oggi, anche in molti posti dove devono essere costruite autostrade, piste di atterraggio o partenza di aerei e così via. E c'è una ragazza, perfino è stata incarcerata una ragazza minorenne per aver fatto parte di questi movimenti. L'importanza è che ci siano e costringono lo Stato e gli interessi economici a ascoltare. Questa è una delle funzioni più importanti e vanno assolutamente sostenuti anche perché loro sono parte attiva delle nostre democrazie, perché c'è sempre l'interesse di fare un'opera e poi c'è anche l'altra parte, l'interesse delle persone, l'ambiente. Come sarebbe finito la nostra sensibilità per l'ambiente, per esempio, per tutte le questioni ambientali, senza questi movimenti in tutta Europa? Ora parliamo sempre di transizione ecologica. Intanto guardiamo i luoghi dove il focus è sull'ambiente, dove rischiamo di distruggere l'ambiente senza poter ritornare. E grazie a loro forse sarebbe il caso di dare molta più importanza anche sui media a questo tipo di movimenti. Grazie Costanze. Paolo. Senti, sulla questione controversa va bene, ha detto bene Costanze. Io volevo fare una valutazione. Quello che mi ha colpito, allora, uno, il cantiere che sta ancora lì così, cioè anni, e ora voglio dire, poi alla fine uno va lì a dire ma scusate, ma allora ci hanno ragione, cioè lasciamo perdere. È quella, no? La riflessione che viene. Ma insomma, e non per i ritardi che pure hanno cercato di creare, insomma. Seconda cosa, le facce. Ora, dalla faccia uno non giudica un giocatore, un calciatore e nemmeno, diciamo, chi sta lì a presentare. Però, onestamente, sono vecchietto io, quindi lo posso dire. Diciamo, c'era gente che sembrava della mia età, anche un po' più grandicella. Altri che, insomma, non sembravano proprio, qualche guaio l'hanno provocato, cioè, lo sappiamo.
un po' sti pericolosi personaggi, ecco, onestamente questa era l'impressione. Tre, forse un po' quello che ha, diciamo, ha già detto Costanze, e cioè l'ascolto. Il problema che poi a livello locale magari trovano rappresentanza, ma si sono fermati là, e anche chi in passato li ascoltava adesso sembra un po' aver dimenticato la questione. Per finire, in modo, come si dice a Roma, come te muovi sbagli, però io vorrei dirlo lo stesso, in modo assolutamente timido e rispettoso, volevo salutare stasera Roberto. Grazie Paolo. Francesca. Ma guarda Diego, come già è successo quando hai fatto il servizio sui migranti, ho pensato anche stasera come la politica sia stata assorbita dalla pandemia, quindi l'emergenza sanitaria, il piano vaccinale e tanti altri giganteschi temi. Noi non sappiamo questo governo come la pensi, questo Presidente del Consiglio come la pensi. E allora pensavo, chissà il Presidente del Consiglio attuale come la pensa, al di là del fatto che si debba o non si debba andare avanti per le penali, cioè, ma come vede quest'opera, come la pensa? E mi chiedevo, no, sarebbe interessante sapere il governo come vede. Anche perché c'è già una passerella per chi volesse andare a vedere il cantiere. Esatto. Cioè. Una seconda cosa, Diego, notavo le arrestate sono state Dana, Fabiola, Nicoletta. Nel tuo grezzone c'era pieno di donne che animavano questi presidi. E allora Diego ho pensato alla forza di Dana, passare comunque mesi e mesi in galera, pur sentendosi, peraltro mi sembra onestamente dare la galera per un reato del genere un'enormità, e costringerla alla privazione della libertà mi sembra una prova durissima, e lei l'ha affrontata e la riesce a raccontare con quel sorriso. Allora ho ammirato la forza di questa donna. Allora Diego, prima io ho ascoltato Santoro con il rispetto che si deve a un grande maestro del giornalismo a cui riconosciamo tutti una grande competenza, però quello che ha detto sulle donne un po' mi ha disturbato, non perché non abbia ragione, non perché non sia vero che le donne devono avere più potere, sempre di più, sempre più visibilità, è verissimo, ma forse non lo deve dire un uomo, lo dobbiamo dire noi e farlo noi, perché è pieno di donne capaci, competenti, ne abbiamo parlato, donne che hanno tutto per emergere e donne che hanno una forza di cui Dana ci ha dato una dimostrazione stasera esemplare. Grazie Francesca. Marco. Intanto sottoscrivo quello che ha detto adesso Francesca e stavo pensando, io andai in Val di Susa nel 2010, ormai sono passati più di 11 anni, c'era una manifestazione di protesta perché anche in quel caso era stata malmenata una signora che manifestava, e c'erano le elezioni regionali e c'era una sessione che recitava PD, PDL, in culo le vostre trivelle. E la Bresso, che era la presidente della regione Piemonte del centro-sinistra, si giocò praticamente l'elezione per pochi voti, vinse De Ghista Cota, ma soprattutto in quella valle il Movimento 5 Stelle nel 2010 praticamente non esisteva. Erano le prime elezioni in cui si candidava, era nato pochi mesi prima, il 4 ottobre 2009, prese il 30%, prese più di PD e PDL messi insieme. Il governo Conte 1 è caduto sull'alta velocità, quando i 5 Stelle votarono in un modo e la Lega in un altro, poi ci fu il Papete, i pieni poteri, ma il pretesto quella mattina al Senato fu questo. Dopodiché in realtà queste persone sono state completamente abbandonate, lo dicono la politica, i governi, non hanno fatto una polemica di un colore o dell'altro, e sembra tutto assurdo perché oggi lo Stato ha militarizzato cosa? Un cantiere dove non c'è neanche un metro costruito dell'alta velocità, e dove invece è quello che abbiamo visto questa sera, che c'è un problema di democrazia, perché le persone hanno diritto di manifestare, soprattutto pacificamente, in tutti i modi per boicottare quello che ritengono un'opera inutile, e lo Stato ha un dovere in più, ha un dovere di ascoltare e non di reprimere.
E qua, invece qui abbiamo una questione che, quando parliamo di garantismo, ecco, il garantismo è questo: non si possono aggravare le pene perché sei semplicemente un abitante della Val di Susa che lotta per la sua terra legittimamente. Allora questo non è più un problema di alta velocità, ma un problema di democrazia, e questo dobbiamo dire. Grazie Marco. Andiamo di social top 10. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato prima, si...